Amici 2023, anticipazioni 25 marzo, eliminato G, Cricco va al ballottaggio. Cosa succederà nel corso della seconda puntata di Amici 2023 di sabato 25 marzo? Le anticipazioni sul talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le nuove sfide dirette che vedranno coinvolti i cantanti e ballerini di questa 22esima edizione. Dopo la doppia eliminazione della passata settimana, per qualcun altro degli allievi della scuola, è giunto il momento di dire addio allo show e rinunciare così alla possibilità di vincere il montepremi finale. Nel dettaglio, le anticipazioni della seconda puntata del serale di Amici 2023 in programma sabato 25 marzo nel prime time di Canale 5. Rivelano che c'è stato spazio anche questa settimana per una nuova doppia eliminazione che ha portato all'uscita di scena di due concorrenti dalla scuola. Il primo ad aver perso la possibilità di accedere alla serata finale di questa edizione è stato il cantante Piccolo G, che è stato fatto fuori definitivamente dal cast del talent show Mediaset. A seguire, poi, c'è stato spazio per le altre due manche di questa seconda puntata del serale che hanno visto Cricco e Gianmarco sfidarsi al ballottaggio finale. Il verdetto finale dell'eliminato, però, sarà svelato solo al termine della puntata di sabato 25 marzo, in onda dalle ore 21:30. Per quanto riguarda gli ospiti di questa seconda puntata del serale di Amici 2023, ci sarà spazio per il ritorno in studio di Pio e Amedeo. I due comici pugliesi, dopo l'ospitata nel corso della puntata d'esordio del talent show, torneranno ancora una volta nello studio del talent show per intrattenere il pubblico e promuovere il loro show Felicissima Sera, che tornerà in onda nel prime time di Canale 5 con un nuovo ciclo di puntate inedite. Una seconda puntata che si preannuncia attesa dai fan e appassionati del talent show che al debutto hanno accolto nel migliore dei modi l'inizio di questo serale. Sono stati più di 4 milioni gli spettatori che hanno seguito lo show condotto da Maria De Filippi, pari ad uno share che ha totalizzato il 28% di share e picchi che hanno raggiunto anche il 33% durante la messa in onda su Canale 5. Il successo della trasmissione emerge anche dai social, tantissime le interazioni che ci sono state su Twitter e Instagram durante la messa in onda della prima puntata, seguita soprattutto dal pubblico di giovani. Curcubeu, daci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.